Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, locale per palati fini e bogustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Collio e Quei. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera. Il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, edizione flash delle 13.48 di oggi sabato 13 marzo 2021. Apriamo subito con la cronaca per dire, ne avevamo già dato un lancio nel corso della mattinata, un uomo di nazionalità ucraina è stato accoltellato durante una lite scoppiata tra alcuni camionisti intorno alle 22.30 di ieri sera nell'area di servizio di Gonars lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste-Udine. Colpito da un paio di fendenti a braccio e addome, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Sul posto è intervenuta la polizia stradale con gli investigatori della squadra mobile della questura con il personale della scientifica. Le indagini sono in corso per ricostruire i motivi della lite che sarebbe scoppiata per futili motivi e individuare le persone coinvolte e le singole responsabilità. Cambiamo argomento e ci trasferiamo a Forgaria nel Friuli, perché si sta cercando una persona che è scomparsa dalla giornata di ieri. Si tratta di un ragazzo di 27 anni, proprio originario della località collinare friulana. Si è allontanato a bordo della propria auto senza far rientro. Sul posto stanno operando i mezzi di soccorso coordinati dalla prefettura di Udine insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale. Gli stessi hanno inviato alcuni mezzi provenienti appunto dal comando provinciale, oltre ai colleghi dei distaccamenti di San Daniele, di Gemona e del nucleo volo di Venezia con l'elicottero che sta sorvolando la zona tra Forgaria nel Friuli e Cavazzo Carnico, il Tagliamento e le altre zone limitrofe. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli, operativa anche la squadra SAF del comando dei vigili del fuoco di Udine per le ricerche nei corsi d'acqua. Chiaramente al momento non ci sono novità in merito. Adesso trattiamo il discorso relativo al Covid, andiamo a capire l'andamento della prima settimana di marzo nelle parole del dottor Rezza. Questa settimana purtroppo la situazione epidemiologica nel nostro paese è andata peggiorando e l'incidenza è salita a 225 casi per 100.000 abitanti, quindi un valore piuttosto elevato. Anche l'RT è in aumento e si fissa a 1,16, quindi ben al di sopra dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è al 31%, quindi al di sopra di quella che viene considerata la soglia critica, ovvero il 30%. Stante la situazione epidemiologica e la diffusione delle varianti, anche per accelerare la campagna vaccinale è necessario contenere e mitigare l'andamento dell'epidemia, è necessario anche che i cittadini rispettino dei comportamenti prudenti.
Restiamo in tema per dire che la Regione Friuli Venezia Giulia, insieme alle sue aziende sanitarie, stipulerà un accordo di collaborazione con l'Istituto di Genomica Applicata per il sequenziamento e l'analisi bioinformatica dei genomi di SARS-CoV-2. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha proposto la collaborazione, per il quale si tratta di un'opportunità che va assolutamente colta per innalzare le conoscenze scientifiche sull'epidemia, opportunità che avrà ricadute a beneficio della comunità.